Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove siamo una pazza, perché essendo che i miei sono sempre in casa, sono appena usciti ed è mattina. Non so se non riuscite a vedere forse il microonde, comunque è abbastanza, non dico presto, però più o meno sì. Ho avuto anche un problema alle labbra, guarda che roba, sembra che ho tipo una patina, infatti se vedete che non muovo tanto le labbra. Ho avuto un problema alle labbra per via della mascherina, praticamente mi ci sono tutte rotte. Non fate caso al mio aspetto perché sono completamente in pigiama, c'ho pure la coperta, sto facendo pure colazione. Bene. Allora, iniziamo il video. Allora, questo video è fatto proprio last minutes, infatti uscirà domani proprio, esattamente, quando lo vedete sarà giovedì. Allora, sono tornata alla mia vecchia programmazione, non so per chi avrà visto magari che facevo tante live, eccetera, vi spiego, spero brevemente, perché non voglio fare questo video lunghissimo come al solito. Allora, ho deciso di tornare alla vecchia programmazione perché, ok, le live mi piaceva tanto farle, però ho notato che su YouTube è diverso. Nel senso che una live ogni tanto ci sta. Farne troppe rischia di sconvolgere YouTube, ovvero i video non vengono più visti, non tanto quanto è la mia normale visione, mettiamola così. Grazie, cani. Quindi ho pensato anche insieme al mio ragazzo, io già da un po' che avevo in mente questa idea, ovviamente non abbandono YouTube, ci mancherebbe, ci tengo tantissimo a YouTube, però rimarrò con la programmazione dei miei video, quindi usciranno ogni martedì i video ASMR, ogni giovedì video di qualsiasi genere come mukbang, recensioni, unboxing, video acquisti e quant'altro. Ci sarà anche un video dove faccio provare un drone, quindi figuriamoci che poi ci tengo a precisare che non è mio, di mio padre, però. E poi più avanti ci sarà anche uno speciale perché introdurrò la mia nuova intro, che chi mi segue su TikTok, che il mio nickname è sempre uguale per tutti, perché è semplicemente Red Princess con dei trattini bassi 93, quindi oppure Red Princess tutto attaccato 93, poi vi lascio sotto tutto se riesco. Comunque su TikTok ho fatto già una mini presentazione della mia intro, quindi se mi seguite su TikTok scoprirete anche l'intro in anticipo. Ovviamente non è cantata. C'è solo che esce fuori come video dal mio TikTok, però c'è anche una mini storia dove la faccio vedere, quindi se siete curiosi andate su TikTok, mi trovate come Red Princess 93, appunto. Poi, altra cosa, diciamo che appunto le mie live comunque le farò sempre, cioè alcune live su YouTube le farò ogni tanto, però non le farò più così spesso, ma farò i miei classici video. Ricordo per chi è amante dell'ASMR, il canale che avevo prima l'ho chiuso perché era ingestibile per due canali, quindi ogni martedì, se volete un ASMR, martedì alle 7:30 esce un ASMR. Infatti è uscito ieri, perché oggi è mercoledì, ieri è martedì, se andate a controllare. Comunque ho anche una playlist con tutti gli ASMR. Per il resto invece le live rimarranno, cioè le lascio comunque lì, non è che le tolgo. Ho fatto una cartella con scritto live videogame, o live gameplay, non so come l'ho chiamato, così se volete vederla sono comunque lì. Allora, ho pensato, diciamo, già da un paio di... diciamo da febbraio forse, da un mesettino, ho pensato di provare a streamare su Twitch, ma non l'ho mai fatto perché non avevo, diciamo, non voglia, ma la motivazione. Al che ho visto che comunque le mie live di videogiochi comunque abbastanza, prendono abbastanza quotata, che io per ora non ho ancora la webcam, però ci possiamo lavorare. Quindi diciamo che adesso farò principalmente le live perché mi sono trovata molto molto bene su Twitch, non mi dite nulla però. Mi sono data molto bene su Twitch per fare le live. I video continuerò a farli su YouTube. Penso che ogni social sia alla fine importante a modo suo. Quindi io streamerò più o meno 3 volte a settimana, se tutto va bene, su Twitch. Se volete vedere che porto giochi come Resident Evil, che appunto vado a caccia di zombie e cerco i trabocchetti, tutte queste qua. E Resident Evil il primo remaster del 1993, quello lì. Per chi dice, oh Red, ma giochi i videogiochi? Sì, videogiochi dall'età che non rimembro più, diciamo, forse da prima della mia prima comunione, quindi ancora quando non avevo il ciclo. Bei tempi, tra l'altro. Non avevo ancora il ciclo. E infatti per la mia prima comunione mi hanno regalato la PS1, quella portatile. Figuriamoci. Poi normalmente giocavo con la PS1 dei miei amici. Più avanti purtroppo mia sorella mi ha scassato la PS1 portatile perché to ha toccato la lente, cosa che non si fa mai. No, comunque veramente, anche mia sorella ci giocava. Poi ho giocato un po' con la 2, un po' con la 3 dei miei cugini, poi ho staccato un po' con la PS e diciamo che poi ho giocato con la Wii perché mia sorella ha avuto la Wii. E ho giocato con la Wii e poi mi
per un annetto l'abbiamo accantonata. Poi ho visto che comunque negli anni c'è stata la PS4, mi piaceva veramente tantissimo. E devo ringraziare il mio ragazzo, muore, grazie, che lui è stato regalato, l'interno che è stato regalato, gli hanno regalato per il compleanno di Natale la PS5, che ahimè, lo so che molti non l'ha trovata, ma mi dispiace tanto, non è... Purtroppo il mio ragazzo ha avuto la fortuna che i suoi parenti gliela prenotassero molto molto prima, perché essendo in un periodo, diciamo, bruttino, e stavamo tutti a casa, volevamo fargli un regalo, anche perché il mio ragazzo fa il compleanno a novembre, e poi c'era dicembre, gli hanno fatto una cosa unica. Ovviamente lui, perché mi ama tanto, mi ha regalato la PS4 Pro. Quindi io streamo da quella. Perfetto, riassuntino veloce. Quindi io ho fatto un upgrade pazzesco dalla PS1 portatile, quella un po' piccolina così, alla PS4 Pro. Che io esteticamente più la Slim, però mi hanno detto che la Pro è molto meglio per streamare perché ha una risoluzione molto più... Comunque la versione comunque dopo. Quindi l'importanza è fare l'upgrade nel migliore dei modi. Comunque mi sarei accontentando anche se il mio ragazzo avesse avuto la PS3. Andavo sempre meglio di quella che non avevo io. Quindi va benissimo poi alcuni giochi, ripeto. Adesso ho Resident Evil, il Remastered del 1993. Ho anche Tomb Raider, il primo. La posso fare. Poi ho adesso da poco preso anche Darksiders, che lo trovo molto bello. Per me ragazzi ho fatto di andarci piano perché lo sto finendo in fretta, stranamente. Ovviamente conto di platinarlo perché il mio ragazzo l'ha detto che non so, non mi ricordo se l'ha platinato o meno, ma cercherò di farlo, cosa che non ci riuscirò, però io ci provo. E poi ho anche un gioco che non mi piace per niente, ma ce l'ho, si chiama Ninior, qualcosa, beh, ve lo metto sotto nei commenti. E poi ho il progetto già di scaricarmi, di comprarmi Metal Slug, per chi non lo conoscesse, è un giochino che c'era molti anni fa. Dicevo nelle sale giochi, io giocavo con un pulsante, con due pulsanti, e quello sicuramente anche lo scaricherò perché non costa tantissimo. Diciamo che io cerco di giochi un po' in sconto. Quello che però l'ho pagato di più è stato Darksiders perché era scontato a un euro se non sbaglio, Euronics, e l'ho pagato se non sbaglio sui 14-15 euro, mi ricordo precisamente. Ed è il gioco fisico, normalmente compro quelli online, infatti quel gioco fisico. Diciamo che non mi trovo, nel senso che devo mettere il CD, togli il CD. Però, comunque, almeno lo posso poi scambiare, anche perché ho anche i miei amici, o comunque i miei cugini che comunque giocano alla Play, quindi, bene o male. Poi, fortunatamente, tutti i giochi della PS4 vanno ancora nella 5, ma la 5 non va nella 4, giustamente, perché, insomma, logico. E niente, solo questo volevo dire. Io sotto vi lascio il mio link di Twitch. Ovviamente molti diranno Sara, ma io, sai, mi chiamo Sara, se non mi chiamo Red della realtà. Però Red, chiamatemi come volete. Giusto che mi chiamate Red Princess perché ho visto storpiare Princess in Princess. Quindi chiamatemi Red. Ci sono chiamato con tutti. Grazie, cani. Comunque, basta che mi chiamate Princess. Cioè, Red, va benissimo. Ce la posso fare, Sara. Comunque, tutti mi diranno, ah, ma io non ho Twitch, eccetera. Allora, ragazzi, l'ha fatto mia madre Twitch. Perché voleva capire com'era, quindi ci mettete, se volete per seguirmi, ovviamente non è un obbligo, ci mettete 2 secondi a scaricarvi Twitch, quindi io ci ho 2 secondi con mia madre che c'è un cellulare che è una baracca. Vi scaricate l'applicazione, vi scrivete nome, cognome, email che volete voi, nick a Fusoli, mia madre ha messo un nick a Muzzo, famoso, mettiamolo tu il nick, email, vi mandano un numero, confermate, voilà, vi arriverà un'email con un codice, mettete il codice come faccio io, ho andato per entrare. Voilà, ecco fatto l'account. Poi se magari voi vi va anche voi di provare, non si fanno solo diciamo, live gaming, si può anche parlarci, sono ragazze che fanno video chiacchierici di mattina e poi più avanti vorrò portare appunto anche l'ASMR, però mi serve prima il microfono perché fare l'ASMR senza microfono è un po' un problema. Perché ho lavalier, però lavalier solo in entrata, non in uscita, cioè nel senso che non sento quello che dico. Però proverò magari con delle cuffie varie a vedere se qualcosa di decente può uscire fuori. Però il problema è che devo vedere un po' perché non vivo da sola. Però ho fatto una programmazione su Twitch momentanea, quindi se andate a vedere, c'è, appare la mia programmazione, però dovrò cambiarla perché a volte faccio anche le guide, a volte ho delle commissioni da fare, quindi varierà. Però mediamente l'orario in cui streamerò sarà più o meno dalle 15 alle 20. Però non 5 ore di fila, in quell'arco di tempo là io streamo. Oppure quando mi sveglio la mattina, se mi giro a volte lo faccio, magari perché è pomeriggio da fare. Comunque è una cosa che ancora non è del tutto definita, però mi piace molto perché ho già fatto 2 o 3 live e mi sta piacendo molto, quindi per ora così.
Però, ripeto, rimarrò comunque su YouTube perché mi piace tantissimo anche YouTube. Farò delle piccole live ogni tanto anche qua, perché comunque mi piace interagire con voi tutto il resto, però non tanto spesso perché ho visto che comunque mi danneggia più il canale che altro. Quindi diciamo che magari le farò, ma non tanto spesso. Una volta ogni tanto magari per degli speciali o per qualcosa in particolare. E niente, io vi saluto, spero che questo video vi possa essere utile, vi sia piaciuto. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate e vi aspetto anche su Twitch, sulla piattaforma viola, come la dice anche, mi dice anche Chiara Samerra. E niente, vi lascio tutto sotto qua, sotto nel post in evidenza, non nella descrizione se non ci si capisce più niente.